Vigna Molisso, Rubbia al Colle, Cabernet Sauvignon, 28 aprile, e già si lavora in vigna, non solo per trinciare, non solo per fare i trattamenti, ma anche per definire quella che sarà la qualità, la quantità della nostra uva. In questa fase si fa la scacchiatura. Essa consiste nella pulizia dei germogli, nella selezione dei germogli, lasciando solo quelli produttivi e facendo in modo che i grappoli non siano nel prossimo futuro coperti, oscurati dalle foglie, ingabbiati e quindi più a rischio di malattie. Si definisce l'equilibrio della pianta, si fa in modo che le piante sviluppino equilibratamente il loro vigore con un'attenta selezione che si può fare solamente a mano. È solo l'occhio, l'esperienza umana che ci può consentire questa azione che viene detta di precisione. Questa per noi è la viticoltura di precisione. Collegamenti satellitari per definire magari le condizioni atmosferiche, per darci l'indicazione di quando intervenire, di come intervenire, ma poi è l'uomo che deve definire esattamente come vuole e come dovrà essere per lui la vite. Questa è la differenza tra una viticoltura di qualità, una viticoltura finalizzata a un progetto di vino che debba essere, come io amo dire, paesaggio liquido, piuttosto che invece una gestione approssimativa lasciata solo ed esclusivamente alle macchine per risparmio economico. Questo è compatibile con un discorso di eccellenza? È una domanda che ci si fa in questi giorni, in questi tempi, ma i risultati che si hanno in bottiglia dicono che solo l'attenzione, la precisione dell'uomo riescono a darci i risultati che vogliamo. Vigna Molisso, Rubbia al Colle.